alla prima puntata del 2014. Devo fare un po' di fatica anche a non sbagliare l'anno. Oggi con noi un vulcanico scrittore, un uomo che a guardare su Wikipedia viene definito ex operaio straordinario, Antonio Pennacchi. Dai, bel applauso ad Antonio. Ma c'è, si sente? Buonasera. Si sente, vero? Possiamo anche sentirlo un po' di più. Antonio, hai detto? Buonasera, e forza Roma. E forza Roma, che vuoi dire? Certo. Antonio Pennacchi, premio Strega con Canale Mussolini, che al momento, ma solo perché Storia di Karel è appena uscito, no? Quindi uno non può fare paragoni sulle vendite e anche sulla misura del lavoro, dell'opera di un letterato. Quindi per il momento Canale Mussolini, premio Strega, è il tuo libro più riuscito, giusto? Libro più riuscito? No, è il libro più famoso. Riuscito è l'ultimo, naturalmente il più riuscito. Allora, qui davanti a me c'è Adriano Di Benedetto. Grazie Adriano, tutto quello che succede qui dentro possiamo anche vederlo, oltre che ascoltarlo attraverso Radio Radio, è possibile vederlo sulle nostre pagine Facebook, quella di Serata Speciale e quella di Radio Radio Web, è possibile vedere anche l'immagine. Questo è il romanzo edito da Bompiani di Antonio Pennacchi, Storia di Karel. Attenzione al pubblico, naturalmente il nostro grazie, in diretta su Radio Radio, chiunque volesse in questo momento potrebbe scendere le scale del Piper in via Tagliamento numero 9 ed essere qui insieme a noi tra il pubblico. Siamo con, e gli rifacciamo un applauso, Antonio Pennacchi. Antonio, allora, riprendo il tuo libro. Vogliamo ripartire un po' dal momento così formidabile di una vittoria che magari forse era in attesa al premio Strega, insomma, no? È stato tu che sei un uomo che ha rotto un po' a tutto, ex operaio appunto, come hai detto, come dicono tutti, e poi è vero. L'ho fatto per 30 anni l'operaio in fabbrica. Beh, ex perché alla fine tutti siamo ex, no? Esce poi, voglio dire. È stata così una botta quella del premio Strega, della vittoria, oppure no? Un colpo forte, un colpo che... Sì, è stata una bella cosa, la gratificazione di un lavoro, di 20 anni di lavoro, insomma. Tu perché hai cominciato a scrivere, Antonio? Perché? Ce lo facevi nel tuo tempo libero, era una cosa che hai fatto, finito il lavoro? La scrittura era una cosa che io sapevo di dover fare da quando ero bambino. Dall'età di 6-7 anni, quando ho cominciato a leggere e scrivere, ho saputo che dovevo raccontare certe storie, le storie dell'Agropontino, della mia famiglia, eccetera. Però per tanti anni è un compito a cui mi sono sottratto, perché a scrivere non mi diverto, ma mi diverte a scrivere, mi diverte di più andare in giro, lì di là, a bar, con la gente, insomma. Quindi ho passato buona parte della vita a salutare gli amici di Sabaudia. La prima parte della mia vita l'ho passata a litigare, a fare casini, a fare politica, eccetera. E anche quindi... il tuo percorso politico curioso, no? Di qua, curioso. Di là, sopra, sotto, sindacato, fuori dal sindacato, ma no, niente di curioso. Male, senti, è la... ricominciare questa storia che spesso mi si accusano di incoerenza. Di poesia, le tue parole, lo mettiamo, dai. Spesso mi accusano di incoerenza perché io da ragazzino, quindi a 13-14 anni, ero un po' fascista, quindi mi iscrissi al MIS. Poi nel 67... Si può essere un po' fascista, ero fascista, sì, un po' così da ragazzino, sì. Certo. Guarda, due cose sole non sono mai stato, monarchico e democristiano. E juventino. E juventino mai. No. Certo. Poi quando... quando mi hanno espulso dal MIS, che mi hanno espulso loro, poi era il 68, sono diventato maoista. È naturale, non è che uno deve pensarci troppo. E poi sono stato, poi sì, con la Laura in fabbrica, quindi stavo alla UIL e mi hanno espulso. Certo. Sono giornalista e mi hanno cacciato. Quindi dalla CGL pure mi hanno espulso. Allora quando mi dicono, ma tu sei incoerente che hai cambiato tutti questi? No, io non ho cambiato nessuno. Sono sempre loro che mi hanno cacciato a me. Ma io sono sempre quello che ero. Poi la verità è che
Sì, mi riesce difficile dirti adesso, rispondere adesso di quello che penserò domani o di quello che ho pensato ieri. Io posso rispondere di quello che penso oggi, quello che penserò domani. Ma sì, ma rispondere sarebbe anche stupido chiedertelo, no? Come si fa? Sarebbe stupido dirtelo. Detto questo, ho cominciato a scrivere tardi, anche se. Ma mi ci sono sottomesso come se fosse il mio dovere, il mio compito, e poi però ho lavorato duramente, insomma, io lavoravo in fabbrica, durante la cassa integrazione a 40 anni mi sono iscritto all'università, poi quando mi hanno richiamato a lavorare facevo i turni di notte, e quindi la notte lavoravo in fabbrica, il giorno andavo in Biblioteca Nazionale, all'università a lezione, poi ho cominciato a scrivere. E i primi libri ho fatto fatica a pubblicarli, cioè il primo libro Mammut ci ha messo 8 anni per essere pubblicato, me lo rifiutavano tutti, ho ricevuto 55 rifiuti da 33 editori diversi, il numero non torna perché ad alcuni quando me lo mandavano indietro io gli cambiavo il titolo e certo. Lo rispondevo un'altra volta certo, finché alla fine stavo pubblicato il primo, poi gli altri, e quindi però sempre tutti mi dicevano ah bravo, scrive benissimo, grandi successi, grandi successi di critica, ma pochi di pubblico, nel senso i libri di noi. Tra loro, guarda, tra i grandi successi, a parte la critica, ma proprio i sostenitori che vedevano chi fossi tu come scrittore, due sono qui davanti, sono Luciano Lanna e Umberto Croppi, che sono qua con noi, grazie per essere con noi. Che ci non mancherà magari qualche battuta con loro più tardi. Allora, succede quindi che arriva. Poi arriva finalmente, poi arriva lo Strega, imprevisto. No, prima dello Strega c'era il fascio comunista, sì, che pure aveva avuto. Fascio, sì, però non è che avesse venduto chissà quante cose. Era uscito un film però. Sì, lì lasciamo perdere. Il film tratto, il mio libro Fascio Comunista viene tradotto in film da Luchetti con la sceneggiatura De Rulli e Petraglia. Io non ne voglio parlare male, ma insomma, non potrei neanche parlarne bene, insomma, me l'hanno rovinato sto film, l'hanno rovinato, certo. Lo hanno fatto mio fratello, figlio unico, ma mi hanno ammazzato il libro, insomma, certo. manco strapagato, ma manco per morte e morire, darei più una cosa mia in mano. Ma ti hanno strapagato? No, Dulire, mi hanno messo fuori, e me l'hanno rovinato, comunque. Quel libro fece rumore dal punto di vista della critica perché parlava dei fasci come se fossero esseri umani come tutti gli altri, certo. A sinistra non gli tornava sta cosa, e fece rumore per questo, però grandi successi, vendite no, insomma sempre lavorare mi toccava. Invece con lo Strega, con Canale Mussolini, le cose sono cambiate. Non hai dovuto più lavorare. Bisogna lavorare sempre, continuo a lavorare, continuo a scrivere, continuo a darmi da fare. Però sì, Canale Mussolini e lo Strega mi hanno dato anche aspetti negativi, cioè il fatto che quando tu cammini per strada la gente ti riconosce. La prima volta è bello, la seconda te rompi i coglioni, insomma, perché magari da spesso sta sul treno, magari sto a dormire e uno mi sveglia, mi sveglia, oh, ma che lei è pennacchio? Sì, ma va a far culo, sto a dormire, faccio una dormenza. Va bene. Allora, Canale Mussolini, stai parlando sempre della popolarità che arriva, e poi c'è Sabaudia che rimane sempre. Con Sabaudia sono storie fra me e Sabaudia. Sabaudia, portagliella, non ne parliamo più. Lasciamo perdere. Invece voglio dirti, da lì Canale Mussolini, io credo che anche tra il nostro pubblico, la maggior parte del pubblico naturalmente ci segue alla radio, però anche tra coloro che sono qui, Canale Mussolini, sanno di che stiamo parlando, sanno che è un libro che ti appartiene molto, non solo perché tu ne sei l'autore, ma perché un po' è la storia anche della tua famiglia, no? È una storia tua, che senti profondamente tua, anzi mi pare che tu abbia scritto «Io sono nato per scrivere questo libro», cioè io sono nato scrittore, sono diventato scrittore per questo libro. Sì, io sono venuto al mondo, te lo ripeto, a 6-7 anni, per stare, il mio compito era fare questo libro. Quindi io quando l'ho finito ero convinto, sapevo di aver fatto un bel libro, ma soprattutto ero contento di averlo fatto, basta, non mi sono levato sto debito con i miei morti. Poi certo, quando è arrivata la vittoria sono stato ancora più contento, insomma, ti dirò la verità che io allo Strega non pensavo di... I pronostici mi davano perdente, insomma,
quindi sono molto contento quando ho vinto, ma la contentezza più grossa è stata a pensare ai miei nemici della Latina, chi è? Frega del Zoccolo. Certo, e figurati, e se no, no però c'è questo, fare, perché sì. Quando l'abbiamo fatto in casa editrice, innanzitutto erano spaventati dal titolo, non, dice, ma no, ma che mettiamo Mussolini? In, vabbè, insomma, non è proprio, certo. C'erano dei librai che lo tenevano nascosto. E poi soprattutto dicevano, se vuoi fare i nomi falli, perché è una storia che rivolge a chi può interessare la bonifica delle valute continue, di alcuni, di pochi e via. E invece no, invece poi ne ha vendute 400.000 copie in tutta Italia e è tradotto in tutto il mondo, in tutte le lingue. E mi dicono, tanta gente mi dice che è stato un libro che è stato letto dagli anziani, cioè tante ragazze lo regalavano alle nonne, quindi persone che hanno letto, leggono al massimo 2 o 3 libri in tutta la loro vita. C'è anche quello. Canale Mussolini se lo sono letto e si sono riconosciuti, perché non è vero che era una storia che potesse interessare solo i coloni che dal Veneto sono stati portati a bonificare le paludi pontine, ma interessa tutti quelli che vengono dalla civiltà contadina e tutti quelli che emigrano, e l'emigrazione è una costante nella storia, e quindi ci si riconosce pure il contadino danese, e quindi sono contento di aver fatto questo libro che è andato bene, insomma, per raccontare questa storia. Adesso c'è, e poi però era ora di cambiare, naturalmente, perché poi tu l'hai fatto... dopo che ho vinto lo Strega non è che i miei nemici, vedi, c'è qualcuno, c'è i grandi della grandi critici letterari dicono che il difetto degli scrittori italiani è il provincialismo, perché quando vanno a New York stanno sempre a pensare a quello che direbbero gli amici loro al bar, cioè, stando a New York, beh, di loro. Cioè, io dove sto penso sempre al paese mio, insomma, cioè, è chiaro che io sto sempre a pensare a quelli che amici e ai miei amici. Perché tu scrivi, certo, allora c'erano tutta una serie di miei nemici a Latina, e lo Strega diceva, vabbè, sì, vabbè, però questo è capace a scrivere solo di Latina, è capace a scrivere solo di agrocontino, solo di fascismo, non sa scrivere nient'altro. Allora dopo Canale Mussolini c'era anche chi mi diceva, beh, famo Canale 2, Canale 3, dico, no, io mica so Paolo Villaggio, te lo faccio la pazza. Certo. Una cosa alla volta. Quindi volevo fare un'altra cosa. E poi soprattutto c'erano questi di Latina che dicevano, ah, tu sei buono a scrivere solo di Latina e del fascismo. Allora ho detto, no, fermate, non ti faccio vedere che non è vero. E quindi ho fatto un libro di fantascienza. Ho inventato un posto che sta ai confini della galassia, fra migliaia d'anni, ai confini della galassia, una piccola colonia sperduta laggiù, fra chissà quanti anni, quindi non c'è il fascismo, non c'è niente, però... c'è qualcosa a dire. Però... però sono coloni pure quelli, sono pochi, sono 30.000, sono coloni pure quelli, devono fare un po' di bonifiche pure quelli, però sta là il futuro, un altro futuro, c'è il divieto di fumare, perché il mondo sarà tutto più bello, più pulito, non è inquinato, c'è il divieto del petrolio, anzi la Federazione Galattica tutte le volte che scopre un pianeta, la prima cosa che fa è lo irrora le spore antitabacco, perché guai a fumare, sei guai a promuovere il tabacco, sei un peccatore pubblico oramai se tu fumi, no? Tabacco, certo, e petrolio, però quindi sto messo, c'è sta gloria, loro stanno là, lavorano, poiché non c'è energia, non c'è il petrolio, c'è un po' di energia solare ma poca, quindi si spaccano la legna con l'accetta, lavorano la mattina e la sera, arano con i muli eccetera, è vero che lavorano la mattina e la sera, non c'è, però non c'è corrente, non c'è televisione, niente, quindi l'unica cosa che possono fare è tanto sesso, insomma, con la moglie tua, con la moglie dell'altra, insomma, e gira così. E poi però io i personaggi l'ho dovuto mettere, allora Karel abita qua, Dolly abita là, hai fatto quella una mappa, abita là, ho fatto la mappa e porca miseria, ma è uscita fuori un'altra volta la mappa della Latina, è tra l'altro continua. E poi c'è il circo in questa storia, no? Qual è il valore del circo? Il circo è... Senti, non lo so qual è in termini letterari, la chiave di lettura. Sì. Ah, dimmi il tuo, quello che. Lì c'è un personaggio, cioè, lì non c'è mai nessuno su sto pianeta. Solo ogni tanto arriva il circo e c'è un personaggio, il personaggio principale, sto Karel, che ha un'abitudine. Che lo portava, che lui si ricorda che quando era piccolo ce lo portava il padre al circo, lui ci andava piano per mano e a lui gli piaceva tutto il circo. Poi però quando veniva via lui non si accorgeva che. Manco se ne accorgeva che il domatore era un po' vecchio, che il lanciatore dei coltelli era sdentato e soprattutto che la trapezista
sul trapezio avesse le calze bucate, glielo faceva notare solo il padre nel ritorno. Il padre rideva e lui gli staccava la mano perché gli aveva dato tutta la poesia. Mo però è cresciuto e lui, guarda, quando arriva al circo, ce l'ha ugualmente al circo la sera, però non ci porta più suo figlio, lo lascia a casa a dormire. Arriva al circo e se la trapezista, insomma, dopo lo spettacolo lui va dietro il tendone e tutte le volte gli dice: scusi Anna, possono fare comodo 30 crediti? Certe volte fanno comodo, certe altre no, e taradì, fino che alla fine ci saranno le sorprese. Una bella storia d'amore anche. Allora, le cazze gliele leva lui, insomma. Certo. Allora, attenzione.